Ragazzi, benvenuti, questo è un video piccolino, speciale, Rimini Comics 2021, in un giorno solo, perché io vengo un giorno solo dopo aver fatto 2 ore di coda fra l'autostrada e arrivare qua e il parcheggio, quindi sarà veramente una giornata che spero, ma credo di sì, culminerà col concerto di Giorgio Vanni. Spero, perché il tempo ancora è incerto, adesso c'è il sole, ma dicono che potrebbe ancora piovere, spero di no, secondo me no alla fine. E vi faccio vedere un po' di cose, conosceremo e vedremo un po' di vecchi amici, e questo è Rimini Comics 2021. Allora ragazzi, al Comics si fanno anche begli incontri, come vi dicevo. Guardate qua, quanta bella gente. Io sono Vito R di Casa Fox Gaming su Twitch, andate a seguire, perché io metto a Tossino. E è l'unico motivo anche forse per venire a Rimini, anche incontrare un po' di bella gente, perché le bancarelle sono impossibili. Allora ragazzi, abbiamo preso ben 35 euro di arrosticini, 35 euro, essendo a dieta dobbiamo stare attenti alla linea, quindi gli arrosticini sono la cosa più utile in questi casi a rimanere a dieta. Ne beremo un po' di acqua e si mangia finalmente. E poi, devo dire la verità, 35 in 2 sono anche pochi. Stiamo aspettando Giorgio Vanni, nel frattempo si è spento lo stream di musica, il DJ ha fallato e quindi ora siamo nel silenzio totale, dopo aver litigato con una guardia che voleva farmi spostare, ma solo a me, agli altri no, solo a me. Adesso ondeggiate i telefoni da destra verso sinistra, da destra verso sinistra, guardate che figata ragazzi! Wow. Giorgio, li hai visti? È una figata! Sulla tua nuvola magica, ovunque c'è da combattere, e lotti con le voi! Ragazzi! Saluto! Alienato 90! Yeah.
Ragazzi, a Maurizio la sigla che piace di più è He-Man. E tutti presenti senza ciuffetto. Però io devo dire una cosa, sono qui per ringraziarti per questo motivo. Allora ragazzi, piccolo resoconto di questa giornata. Come avete visto non sono tantissimi video perché la gente era veramente tanta e più degli altri anni, nonostante ovviamente è sabato quindi ce n'è molte di più, e però con le misure Covid insomma bisogna stare un po' distanziati e io sinceramente faccio ancora un po' fatica a stare in mezzo a tanta gente. Nota positiva, ovviamente il concertone di Giorgio Vanni, anche le parti prima, anche la parte di discoteca, anche la parte K-pop è stata simpatica, comunque le ragazze che ballavano e cantavano il K-pop, c'è stata anche una parte canto, erano tutte brave. Negatività ovviamente, qua ragazzi, parcheggio, code, queste qua bisogna preventivarlo, bisogna forse venire molto prima, noi siamo arrivati un po' tardi perché gli orari in cui potevamo erano questi. Mancarelle, grandi assenti, cioè ci sono, ma sono tutte gadgettistica. Non c'era niente che per un collezionista di fumetti poteva essere interessante, quindi quelle bocciate. Però è comunque sempre divertente venire a Rimini Comics, lo sapete. Abbiamo incontrato tanta bella gente, la rincontreremo ancora nelle prossime fiere. Ti sei divertita, Shu? Sì, sono un po' provata, diciamo. E ora ci aspetta un tre quarti d'ora di ritorno a casa. Poi dopo 4 ore lei si sveglia per andare a lavorare e dopo 5 io mi sveglio per andare a fare la seconda dose di vaccino. Forse domani facciamo un altro giro, ma probabilmente no. E invece no, siamo tornati, abbiamo deciso di tornare anche questa domenica, siamo qua dalle 3 alle 8 giusto per cenare, così stiamo poi col cane, perché ero un po' insoddisfatto delle riprese di ieri, cioè volevo fare più foto ai cosplayer e devo ammettere che oggi ci proverò, sono molto timido, quindi devo dire la verità, mi è difficile andare a chiedere a un cosplayer di fare le foto, di fare un video nel mio caso, però vi farò vedere anche questa domenica. Ultimo giorno, dovrebbe esserci, spero, meno gente. Sicuramente per strada meno gente si vede, quindi arriviamo anche in orario. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare oggi. E ora siamo veramente arrivati alla fine anche del secondo giorno, adesso la fame si fa sentire, stiamo andando a mangiare qualcosa. Dai, oggi qualche ripresa in più, siamo divertiti, siamo stati qua 3-4 orette. Quindi stavolta vi saluto per davvero, vi ringrazio per aver guardato anche questo video speciale Rimini Comics 2021, è bello tornare in fiera, devo ammetterlo. Ci vediamo al prossimo video, bella!